gesto che ritengo ancorché minimamente significativo, però consideriamo un gesto d'affetto, un gesto d'affetto appunto del nostro ente nei confronti della brigata. Voglio quindi consegnare al generale Petri, al comandante della brigata Sassari, questa targa, che è la targa che viene peraltro apposta nell'acquedotto della città di Herat. Quindi non abbiamo voluto fare una dedica particolare, ma abbiamo voluto riprodurre appunto la targa che starà nella città di Herat, l'abbiamo voluta fare produrre, e ho veramente l'immenso piacere di consegnarla al generale Benito. Anch'io, a testimonianza semplicemente della bontà dell'azione che è stata condotta e che continua ad essere condotta in Afghanistan dai rappresentanti dello Stato italiano, in questo caso sto parlando ovviamente delle forze armate come strumento di politica estera, che operano per mandato ovviamente del governo a favore della popolazione afghana. In questo periodo, nel periodo in cui la regione Ovest è stata sotto la responsabilità della Brigata Sassari, quindi sotto il comando di chi vi parla, abbiamo avuto il piacere di avere molteplici occasioni di poter testimoniare la vicinanza dello Stato italiano sotto diverse sfumature. Però una delle punte di diamante delle attività che noi abbiamo potuto veicolare è stata sicuramente quella condotta tramite il decisivo apporto del professor Vacca. C'è stato un contatto estremamente rapido, ci siamo compresi subito, ha avuto la brillante iniziativa di voler essere sul posto e non soltanto di mandare il progetto, a volte anche essere presenti in un luogo come l'Afghanistan in particolare. Essere sul posto, farsi vedere, farsi conoscere è un ulteriore segnale di quanto noi si voglia essere vicini, e quindi questo ci fa guadagnare in fiducia da parte della popolazione. Grazie quindi anche alla Sardegna, all'Ente Acque Sardegna, a tutte le istituzioni che la Sardegna esprime. Noi siamo stati dei semplici regolatori di un'iniziativa comunque della massima significatività, dal momento che la possibilità di disporre dell'acqua è uno dei beni primari, come ben sappiamo, è un qualche cosa di vitale in un paese dove oggi come oggi ancora i beni primari sono messi in discussione quotidianamente. L'impegno della Brigata Sassari è stato quello di porsi, ovviamente non di imporsi, nei confronti della popolazione afghana, e attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione, quelli che ci sono stati resi disponibili, lo abbiamo effettuato cercando ovviamente di tracciare un solco che sta in questo momento è seguito dai nostri successori dalla Brigata Taurinense. Grazie al professor Vacca per questa possibilità che ci è stata data. Da parte nostra possiamo soltanto esternargli quello che è stato il pieno apprezzamento e compiacimento delle autorità locali afghane per questa iniziativa, e ovviamente anche il fatto che questo è stato un ulteriore elemento che ha consolidato l'importanza dell'immagine dell'Italia all'estero in queste circostanze. Grazie ancora e sempre Forza Paese. Diciamo che la cerimonia è conclusa, mi scuso ovviamente con se c'è stato qualche disagio. Ora, chi non ha visitato la diga sarà nostro graditissimo ospite in alcune visite guidate che
si potranno fare nel corpo della diga. Devo dire, per chi non conoscesse questa diga, è come se ci trovassimo soprattutto nella parte più profonda in corrispondenza del basamento, è come se ci trovassimo in una grandissima cattedrale gotica, magari stretta, tuttavia con un'altezza nel punto più alto, superiore ai 100 metri. Non mi si dica che siano 99 virgola e quindi sbaglio tutto, ma insomma, comunque siete graditi ospiti nella appunto visita della diga. Diciamo, questo è lo scinto, persona nota che non ha necessità da parte mia di essere presentata, ma la presentazione, una statuetta dello scinto, penso che sia il modo migliore, diciamo, di ricordare questa giornata da parte nostra e della nostra, del nostro passaggio ad Herat insieme alla Inviata Sardegna. Grazie professore. Questo credo che sia, come dire, lo devo considerare veramente un alto onore. Grazie. La visita comincia.